Ciao amici di YouTube, bentornati in questo nuovo video. Ottava parte per quanto riguarda la nostra avventura su Genshin italiano. Oggi andiamo ad affrontare lo Stone Terror. Prima volta in assoluto in cui affronteremo un boss che diventerà un boss settimanale del gioco e continuiamo la nostra arc conquest. Mentre non siamo stati appunto in live settimana scorsa, ho un po' asceso e portato su i miei personaggi sperando che mi basti per sconfiggerlo. Staremo a vedere, ad ogni modo rimanete con noi che adesso andiamo a affrontarlo. Io ho paurissima in tutto ciò, perché comunque ho portato, come facevo vedere alle ragazze in chat, un po' sui personaggi, ma ovviamente siamo ancora a dei livelli piuttosto bassi per poter dire che lo affronteremo con nonchalance. Però siamo belli gasati. Poi settimana prossima arrivano i nuovi banner e finalmente arriva un banner dove anche io vorrò pullare, che è quello appunto di Utao, e quindi vedremo delle pull anche su questo account. Per chi l'altre volte non c'era o si è perso i punti di storia fino ad adesso, sappiate che siamo arrivati precisamente a questo momento in cui Jin incontra sua gemella. No, scherzo, siamo arrivati in questo punto in cui praticamente mi stanno tutti gentilmente delegando la grand, insomma, la reggente master di Mondstadt, l'arconanemo, eppure uno dei guardi della vigilanza notturna di Mondstadt, tutta gente skillata e esperta, mi sta delegando il compito a me, povera sfigata arrivata dal nulla che a malapena fa due colpi, di andare a sconfiggere niente meno di che Dvalin, ossia il drago alato amico di Barbatos. Quindi questa è la situazione a cui siamo rimasti. Mi hanno tutti praticamente fatto un applauso di incoraggiamento e l'Arc Conquest stessa, che ci sono io sopra e voi non leggete, dice proprio l'ombra azzurra. La canzone del drago e della libertà, e nella parte in cui anche voi leggete c'è scritto: dopo un lungo e pericoloso inseguimento stai per affrontare una volta per tutte Dvalin, che è stato manipolato dagli Abyss Mage, i maghi dell'abisso. Quindi io non so quante volte dovremo rifare questa parte, io non so se oggi saremo all'altezza di farlo, perché comunque non ho danni fondamentalmente. Mr. Blizzard, grazie per il follow, benvenuti live. Non ho danni, stavo pensando di portare leggermente su anche questi altri poveri figliolini disgraziati, perché Amber non ha nemmeno degli artefatti. Sarà a caso buttarci sopra un qualsiasi pezzo che dia una statistica che può interessarci, tipo questo con l'attacco percentuale, giusto per dire che gli si è dato qualcosa? A parte che quello con l'attacco percentuale sinceramente lo darei a Jin, se proprio devo scegliere a chi darlo, che Jin fa i suoi Ciao dannetti. Maui. Scusa, ma io Ciao, vedo 20 Amis. E Jan. Il terzo dov'è? Che? Il terzo dov'è chi? Allora, andiamo. Guardate. Facciamo subito questo cambio tattico che mi sembra la cosa migliore. Oh, quindi vedete che la situazione è un po' disastrata per quanto riguarda i pezzi. Potremmo portare su qualcosina? Allora, io facciamo così. Tanto questa parte di Arc Conquest è totalmente dedicata a questo. Io direi che in questo momento, comunque grazie Ambis per i bittini, i primi bittini del mese, quindi grazie. Anche se ho capito che è il terzo, mi manca. Ad ogni modo, andiamo a affrontare in questo momento lo Stone Terror. Secondo me la perdiamo alla grande, ma la perdiamo proprio alla grande, ragazzi. Però se la perdiamo, la riproviamo portando su qualcosa. Livello gruppo raccomandato 26, qualcuno è al 20, qualcuno è al 31, se si fa la media più o meno viene 26. Quindi vabbè, vediamo. Sono loro, vedete, 31 20 31 20, quanto fa di media? Servirebbe la calcolatrice in questo momento. Ciao Aledir, buon pomeriggio. Vabbè, ma più o meno, dai, proviamo così. Questa parte sarà divertente probabilmente per qualcuno. Fingiamo che sono tutti al 31, sì. Ah già, ora c'è da spararli. Nendo sbatti, grazie per il follow, benvenuti live. Ok, abbiamo pure questa fase, ragazzi. Questa per me è la più compiata, fa 25 e mezzo. E vabbè, dai, più o meno ci siamo. Non è che ansia, ragazzi, io non lo faccio una vita. Va bene, miriamo. Dobbiamo mirare allo spunzone nel mezzo. Sì, ma si spara. Ah, devo tenere premuto, ok. Cioè, io ho già questi livelli, non stavo tenendo premuto. Che perché parlavano? E quindi ho detto, boh, magari si deve parlare del più e del meno. Ma c'è anche tipo da evitare che ci colpisce. Già, me lo ricordo, un macello. Meno male, ragazzi, questa parte un po' alle battaglie spaziali, un po' Star Wars, ce l'hanno tolta poi dallo Stone Terror vero e proprio. Cioè, è bello che sia stato una volta sola. Io forse questo era meglio se facevo il mouse e poi cambiavo, perché oggettivamente col controller mi sono sempre trovata male a orientarmi. Però ormai siamo qua.
mouse e tastiera è molto più semplice orientare. Il controller purtroppo ha una sensibilità che lo sposto e percepisce tutt'altro. Vabbè, dai, un po' di male gliel'abbiamo fatto. Ora si arrabbia. Voi pregate che vada tutto per il bene. Ok, Vale si sta allontanando. Ora ecco, adesso ne buttiamo alla sta grande. Che liscio. Mamma mia. Aiuto. Ok. Ecco, questo mi ha preso. E io non ci arrivo qua. Madonna, che ricordi, ragazzi. Cioè, non vi stanno prendendo tipo il brividino a voi? Non vi sta venendo tipo il brividino? Ok. Va. Mamma mia. Ti giuro, sono emozionatissima in questo momento. Concentrata, perché purtroppo questo devo proprio stare a guardare quello che faccio, se no non mi smuovo. Però vi giuro, troppo brividini, memories in questo momento. Troppo felice. Ok. Oh, sto arrivando, Dvalin, fra un po' ti riappo di nuovo. Dammi un attimo che prendo anche questo ormai. Ta 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 ta. Spank. Ci siamo. Siamo quasi. Vai vai. Sono tornata, Dvalin. Credevi, volevi. Sono tornata. Ma non deviare, infame. Non deviare. Che bello, potrò riguardarmi mentre non avevo assolutamente mira. Che bello per chi assisterà a questo video in differita e dirà: ma questa come mira. Sta un po' calmo, forse, eh? Sta un po' calmo. Via. Oh, arriva avanti. In chiusa, grazie per il follow. Benvenuti in live. Benvenutissimi. Sappiate che in questo momento state assistendo ad una rerun. Oh, è il mio secondo account. Gioco dal day one. Stiamo facendo il boss. Primo boss in assoluto per la seconda volta. Quindi ben arrivati, ragazzi. Stanno arrivando. Un attimo concentrati. Ma poi bello, ragazzi, che facciamo tutta questa parte e poi il mio team non sarà in grado. Davide e Kenchief, grazie anche a voi per il follow. Ben arrivati. Io comunque, quando lo feci la prima volta, appunto 2 anni e mezzo fa, persi un sacco di vita prima di arrivare a affrontarlo. Qui invece sta andando piuttosto bene. Si vede appunto che qualcosa ho imparato in 2 anni e mezzo di gioco, letteralmente. Ok, uno fatto. Avanti. Ok, andiamo dentro qui. Immagino sia divertente da vedere. L'esperienza aiuta. Sì, ma io ho imparato a utilizzare le reazioni elementari. A me queste battaglie spaziali non ce l'hanno più fatte fare dopo questo punto. Che da una parte meglio così, dall'altra però anche dispiace. Alla fine era una meccanica divertente, raga. Cioè, per quanto mi riguarda è stato divertente. Oh, ci sono quasi, amico. Sono quasi arrivata. Ok, ci sono. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sì, amo, mi ricordo anche io ti avevo spiegato qualcosa per fare questa parte. Comunque, ben arrivati, ragazzi. Ben arrivati davvero. Ok, abbiamo la cinematic. Che io ho completamente rimosso, tra l'altro. Fatemi vedere. Questa me l'ho completamente rimossa. Vi giuro, io l'avevo dimenticata, ma che bella! Oh, piano, però, insomma.
Ok, eccoci, ora si ride. Ma si poteva utilizzare anche venti in questa parte? Ma che dite? Pure 20 a meno C1. Ma che dite? Si poteva utilizzare 20 al 30. Ma... Ah, vabbè, ma allora ce la facciamo, ragazzi. Io avevo paura che non ci si potesse cavare le mani, ma qui qualcosa forse si riesce a fare. Poco, poco si riesce a fare, però qualcosa a fare si riesce. Qualcosa si riesce a fare, signori miei. Zitti, zitti, non diciamo nulla, per carità divina. Allora, qui non si può piazzare nulla. Qui si può fare così, si può fare così. Si può utilizzare questo, si può... No, che fa? Si può utilizzare anche 20 addirittura. Vai, 20, menalo, per favore, Gin, ritiragli un'altra sportellata in fronte. Oh, buono, buono. Ah, ci si può fare, ragazzi. Io di 20 non me... Ah, ma lo sapete perché non me lo ricordavo? Perché io ce l'avevo già a 20. Io 20 ce l'avevo già. E quindi il mio 20 era il mio. Io lo avevo. Se, ecco, io avevo 20. Avevo trovato 20 all'inizio. L'ho trovato il terzo giorno di gioco. Quindi quando sono arrivata a fare Dvalin ce l'avevo. E quindi di conseguenza non mi posi il problema che c'era 20. No, no, ma infatti, ero un passo avanti, cioè, avevo già gli hack, ragazzi, incredibile, avevo gli hack. L'ho fatto col mio di 20, sì! Ok. Ok. Io volevo semplicemente appunto mirare lì, però vabbè, abbiamo voluto fare questa cosa particolare. Non era quello che volevo fare, sinceramente, il volo, però va bene. Vi giuro, emozionatissima a questo pensiero che... Ah, si rifà così subito? Fermo, fermo, sta calmo, vado di qua a menarti allora. Non pensavo fossi già in fase mi sfogo su di te, sinceramente, però va bene. Perfetto. Vai su, Fischl. Gentile. Grazie. Io, ragazzi, convinta che non l'avremmo battuto mai con il mio team. E invece c'era 20. Oh, va bene. No, vabbè, io, ragazzi, queste cinematiche ho rimosso tutto. Che bello, che ricordi! Scusi, vale a mo' si fu sugo de vanai. Katagaki ganaktemo, kimi a bocca c'è un mamotte creda janaika. Core carava, bocca no si fu to tomoni, motto giuni to butoi. Bellissimo, raga, bellissimo! Bellissimo questo pezzo, che brividi! 私は騎士団を代表して市民たちの誤解を解き、事件が解決したことを知らせる。しかし、風魔竜が前触れもなくモンドを襲い、その後行方をくらませたのは、きっと市民たちの心に多くの疑問と不安を残すだろう。うん、大丈夫。風向きは変わるものだからね。いつかそれも光さす方へと吹いてくれるはずだよ。 Bellissimo, ragazzi, veramente bello, veramente veramente bello. Sfida completata. Il giorno dopo.
GG al mio team di tonti. Eccoci qua. Siete tornati! Il cavaliere onorario fa il suo ritorno trionfale. Sì, ma Whittle è tornato dopo aver combattuto contro Dvalin. Siete tornati ieri, vero? Ginny è arrivata prima di voi e ci ha raccontato tutte le vostre gesta. Chissà se avrò mai un'opportunità del genere. È tutto merito tuo. Ma non è assolutamente vero. È giusto che vi prendete tutto il merito per aver risolto questa emergenza. Quando vi ho portati in città quel giorno, stavo solamente facendo il mio dovere di vigilante. Prego, ma ci hai aspettati qui per tutto questo tempo? Certo che no, anche se non combatto in prima linea non significa che io non abbia niente da fare. Infatti al momento mi sto occupando delle conseguenze dovute all'emergenza. Conseguenze? Qui? Cosa è successo a Mondstadt? Mentre la maestra Jean si trovava fuori città, i mostri appostati nelle vicinanze hanno lanciato un attacco coordinato contro Mondstadt. Fortunatamente non ci hanno colto del tutto impreparati. Avevo già percepito che degli Illichur si stessero avvicinando alla città. Oh sì, Paimon si ricorda, la prima volta che ci siamo incontrati ti stavi sbarazzando di uno di quei loro accampamenti. Esatto, e se non ci fossimo preparati in anticipo, a quest'ora Mondstadt si sarebbe trovata in grande pericolo. Sono contento che tu li abbia sconfitti. Anche io lo sono, ma ho come la sensazione che non siamo ancora del tutto fuori pericolo. Di solito gli Illichur non attaccano mai in modo coordinato. C'è probabilmente l'ordine dell'abisso dietro a tutto questo. Pensi che abbiano perduto il controllo degli Illichur? Meno male che abbiamo salvato Dvalin, altrimenti anche lui avrebbe potuto finire dalla loro parte. Esatto. E in quanto vigilante, compito mio tenere d'occhio l'ordine dell'abisso, d'ora in poi. Ah, scusate, dovreste festeggiare la vostra vittoria, non starvene qui ad ascoltare questi discorsi seri. Prima che tutti venissero coinvolti nell'emergenza cosa s'atterrarato, mi avevo promesso che mi avrei offerto dell'arrosto al maniere, giusto? Questo è il momento perfetto. Avete fame? Assolutamente sì. C'è Paimon, non c'è una volta in tutte le arc con questa che non ha fame. Tu potresti essertene scordata, ma Paimon no di sicuro. Perfetto, andiamo, da tantissimo che non mangio dell'arrosto di miele. Ci vediamo al buon cacciatore, vi raggiungo subito in tempo da dare una pulita veloce qui. Ok, adesso la raggiungiamo. Comunque buon pomeriggio ragazzi a tutti quelli che sono arrivati, che hanno salutato mentre stavamo seguendo l'Arc Conquest. Siamo sul secondo account, come vedete, stiamo continuando quella che è la nostra Arc Conquest in questo momento. Ragazzi, abbiamo fatto il livello 20, abbiamo finito questo pezzo di Arc Conquest. Abbiamo la prima Barbara di questo account, signori e signori. Ciao Kirito, ciao Kitana, ciao a tutti gli altri. Abbiamo la prima Barbara, finalmente la mia bambina arriva anche in questo account, signori. Quindi riscattiamo la nostra Barbara, la prima in assoluto che vediamo anche su questo di account. Meno male questa cosa l'hanno lasciata tale, perché come sapete Barbara è un personaggio molto forte, personaggio che io già in questo momento, sinceramente, Claudia, non me ne volere, ma sostituirei per il semplice fatto che non devo utilizzare il cibo e Keia non mi fa gran danno e spero di prendere Utao a breve, quindi metto Barbara qui in questo momento e le diamo qualche libro. La nostra idol preferita, ragazzi, tutti un po' di bene a Barbara vogliono. Tra l'altro potrei anche già farla scendere, cosa che farò per boostarla leggermente, e abbiamo anche asceso Barbara. Le diamo un libro, spero di aver qualcosa che dia energy recharge per il momento, in attesa di trovare un trilling che andrà benissimo su di lei, e come artefatti le molliamo qualcosina a caso, e, tipo appunto le possiamo mollare dei traveling doctor, probabilmente... Guarigione ricevuta aumentata, le andiamo a mettere almeno due pezzetti di questo set qua, con la guarigione aumentata, se ce li abbiamo, così che almeno chiudiamo il set. Ora, sono tutti schifo, quindi cerchiamo di prenderne uno randomico e così via. HP. Bonus da danno idro, la facciamo una Barbara DPS ragazzi su questo account. Se troviamo, per caso abbiamo trovato un bonus di guarigione in percentuale, siamo a cavallo. Eccolo qua, abbiamo una sorta di base di Barbara. Allora, per quanto riguarda i suoi artefatti, ciao Gavri, per quanto riguarda i suoi artefatti, signori miei, la lasciamo così per il momento. Dovremo farmare l'Oceanid, il che significherà che appunto mi aiuterete voi off live venendo nel mio mondo quando vado a sbloccare l'Oceanid da lassù, e verrete a farlo voi mentre io vi curo con questa fortissima Barbara, perché almeno
non sarò solo a farlo, come abbiamo fatto anche appunto per il resto, per scendere leggermente gli altri personaggi. Bene, allora riscattiamo il libro, ho chiuso per sbaglio, e procediamo e andiamo alla taverna. Comunque ragazzi, io avevo completamente rimosso tutta questa parte qua dell'Arkham Quest, in cui c'erano appunto tutti i divisori qua a Mondstadt. Completamente rimossa. Sfruttamento di amicici, sempre, però siete sempre nel mio cuore, anche quando vi sfrutto per farmi salire il secondo account. Vi giuro, l'avevo completamente rimossa, ma voi ve la ricordavate? Io no, totale. Vai, andiamo, seguiamo l'Arkham Quest e andiamo appunto a parlare con Cyrus. Eccoci qua, chiacchiera con la gente del posto. Continuiamo. Ci siamo, è il momento. Crisi, pericoli, l'ebbrezza dell'avventura, la gilda degli avventurieri, i giorni in cui salvavamo gattini e cercavamo cagnolini smarriti sono giunti al termine. È arrivato il momento di lanciarsi all'avventura. Non perdete altro tempo e unitevi subito alla gilda degli avventurieri. In questo momento così difficile dobbiamo unire le forze per sconfiggere il drago e salvare la nostra grande città di Mondstadt. Eh? Cosa? Vuoi forse dirmi che la minaccia di terrore alato è stata scongiurata? E che mi sono perso perfino il discorso della Gran Maestra Reggente? Bah, terrore alato sarebbe dovuto impegnare un po' di più. Non abbiamo potuto nemmeno partecipare. Bro, è andata così. Che ti devo dire? Mi dispiace. Parliamo con Nimrod, vediamo se lui l'ha presa un po' meglio questa cosa. Ciao Zappi, buon pomeriggio. Lunga vita a voi, il peggio è finalmente passato. Ah, almeno lui è aggiornato. Vi ringrazio. Molte rotte commerciali sono state interrotte a causa dell'incidente causato da terrore alato. Possiamo andare avanti senza frutta e verdure fresche per ora, ma saremmo spacciati quando se il vino dovesse finire. Non riesco proprio a immaginare un mondo senza vino. Spero che ripristino presto le rotte commerciali. Questione di priorità, vedo, mio caro Nimrod. Vediamo se Grace, forse... almeno alla chiesa avranno parlato di qualcosa di un pochino più umanistico. Vediamo, invece parla del vino. Ciao Lucy. Quindi la vera entità di terrore alato è Dvalin, uno dei quattro venti. Non ci saremmo mai potuti dimenticare il suo sacrificio per Mondstadt. Gli eventi negativi hanno sempre un risvolto positivo. Questo è proprio un discorso adeguato. Siamo felici che i nostri rapporti con il drago d'Oriente non siano inaspriti così tanto. Ed è tutto merito tuo. Ovviamente dobbiamo anche ringraziare Jin per la sua encomiabile devozione. Finché i cavalieri di Favonius ci proteggeranno, la pace e la libertà regneranno sovrane su Mondstadt. A lei. Keia sta attualmente svolgendo la missione dei guai di Keia, quindi non possiamo procedere con l'Arkham Quest per il momento, perché dobbiamo fare la quest i guai di Keia. Cioè Keia ci griffa pure il continuo dell'Arkham Quest. Rendiamoci conto. Ciao Eli. Ci rendiamo conto che Keia è stato rimosso dal team e fa pure l'antipatico. Va bene. Va bene, ma io sto qua. No, andiamo a farla, assolutamente. Assolutamente sì che andiamo a fare. Almeno la iniziamo. Sì. Parliamo con Keia. Sentiamo che vuole da noi. Come mi sento a casa ad andare a giro per Mondstadt con Barbara. Si è offeso, esatto. Si è proprio offeso, Violet. È proprio la cosa giusta. Si è offeso. Incredibile. Vai, Barbara. Spider-Man, andiamo. Entriamo qua dentro. Vediamo cosa vuole. Cosa vuole da noi Keia in tutto ciò. Eccolo, parla con Keia. Eccoci. Allora, non va bene. Che seccatura. E ora cosa facciamo? Cosa c'è che non va, Keia? Oh, grazie ai mille venti. Ma qui tiene il tuo arrivo una benedizione degli dèi. Se posso permettermi, emissario inviato dal dio di Anemo per salvare qualche semplice mortale, avresti un momento? Addirittura. Dacci un taglio. Non posso dire di non avere tempo. Benissimo. Non posso permettere che i miei compagni la vengano a sapere. Sei l'unica persona a cui posso rivolgermi. Coraggio, troviamo un posto più adatto a confidenze di questo genere. Andiamo a parlare nel cortile, appena fuori dal quartier generale. Seguitemi. Vabbè, praticamente in piazza, ragazzi. Andiamo in piazza a parlare dei fatti nostri. Vai. Sto infame adesso, è coinvolto in questa cosa qua, quindi andiamo a chiacchierarci. Mentre andiamo a parlare in segreto. Invece di chiuderci magari in una stanza, si va in piazza. Dov'è? Dove si è nascosto?
nel cortile. Eccoci qua. Eccoci, Keia. Eccoci. Cioè, ma lo sai che questo è un giardino in cui vengono bambini con signori anziani, babysitter? Vabbè, parliamo con Keia. Io ho completamente rimosso di tutte queste side quest. Qui può andar bene. Dici di che si tratta. Da dove posso iniziare? Giusto. Prima vi svelo un segreto. È un segreto che appartiene al mio passato e confido che saprete mantenerlo. Non preoccuparti, le labbra di Paimon sono sigillate. Vedete, mio nonno era un pirata. Oh? Aspetta, perché quel tono divertito? Pensate che me lo stia inventando? Vedete quella benda sull'occhio? L'ho ereditata da mio nonno. È la prova concreta di un legame di sangue. Sorprendente. Ieri stavo dando un'occhiata ad alcuni appunti lasciati da mio nonno e mi sono imbattuto in certe annotazioni che parlavano di un tesoro. Un tesoro? Secondo i suoi appunti, il tesoro è sepolto tra le rovine perdute di Arcadia. Un tesoro? Ma al momento nessuno sa dove si trovino. Ho provato a cercare indizi, ma... Oh, tesoro! Keia, di che tipo di tesoro si tratta? Oro? O ancora meglio, gemme? Oro e gemme sono tesori da rigattiere. Il tesoro di mio nonno è una spada. Una spada magica che conferisce a chi la impugna una potenza senza pari. Oh, cavoli! Una divinità fece cadere la spada in mare da Celestia. In seguito, il caso volle che proprio l'equipaggiamento di mio nonno la ritrovasse. Nel momento stesso in cui afferrò la spada, i tuoni rimbombarono, le onde urlarono e il blu terzo del cielo fu improvvisamente inghiottito da venti impetuosi. Con il potere della spada magica di mio nonno riuscì a sconfiggere un'idra, una banshee dai capelli d'argento e un malvagio drago degli abissi. Ma quell'immenso potere attirò un gran numero di avidi pirati. Per evitare inutili conflitti, mio nonno nascose la spada magica. Queste avventure elettrizzanti sono storie romantiche che solo i pirati possono raccontare. Santo cielo, è incredibile! Ultimamente un gruppo di cacciatori di tesori si è dato molto da fare, ha spogliato diverse rovine delle loro reliquie. Temo che presto scopriranno le rovine di Arcadia e la spada magica sarà perduta. Non permetteremo che cada nelle mani sbagliate, dobbiamo trovare la spada prima che lo facciano loro. Sai pur certo che Paimon e Mawithia ti daranno la mano. Wow, fantastico, e per favore deve rimanere un segreto, aspetterò buone notizie. Ehi, allora che ne pensi, Mawithiel? Non è emozionante? Una spada del potere travolgente! Ma sarà tutto vero? Beh, andiamo alla gilda degli avventurieri e cerchiamo altre informazioni. Gli avventurieri dovrebbero essere ben informati sulle rovine, giusto? E così starta la quest. Forse ho capito quale quest è. Forse ho capito, ma teoricamente noi in questo momento possiamo continuare la nostra arc con queste, grazie al cielo. L'ho startata proprio sperando che ci fosse quel punto che ci permetteva di fare l'arc con questo. E così andiamo. Perché dobbiamo andare appunto al buon cacciatore, dove troveremo anche Keia. Quindi continuiamo la nostra parte di arc con questo adesso, dopo questo piccolo interludio. Quattro chiacchiere con Keia, che come qualcuno direbbe di voi, non si rifiutano mai. Eccoci qua. Salve! Cosa volete ordinare? Perché tanta freddezza? Pensavo fossimo diventati grandi amici ormai. Oh, ehi, non ti avevo visto! Sembra che la grande battaglia che hai affrontato non abbia solo migliorato le tue capacità di combattimento, ma anche il tuo intelletto. Sei veramente un cavaliere eccezionale. Ciao, Antonio! Trovarsi davanti il nuovo grande eroe di Mondstadt mi dà veramente la carica, ed è un cavaliere a dirtelo. Quante belle parole! Peccato che non sembri molto sincero, Capitano Keia. Ah, ma cosa dici? Ti parlo con il cuore in mano. Cosa ci fai qui? Cercavo un posto tranquillo dove poter riflettere. Nel frattempo tutti gli altri cavalieri stanno lavorando sodo per ripulire la città dopo la battaglia. Riflettere è un compito molto difficile, sai? Credimi, preferirei di gran lunga ripulire la città. E quindi su cosa stai riflettendo? Sull'ordine dell'abisso. Un drago semina il caos a Mondstadt e la gran maestra reggente abbandona la città per affrontare la minaccia. Se ci pensate, quale momento migliore ci sarebbe per l'ordine dell'abisso di lanciare un attacco? Se voi faceste parte dell'ordine dell'abisso, sfruttereste questa enorme opportunità mandando soltanto qualche Illichurl? Hai ragione, c'è qualcosa che non quadra. Volendo andare in fondo alla questione, avevo deciso di aspettare, così ho atteso la loro prossima mossa. Poi
arrivato il giorno in cui avete seminato il caos nel covo di terrore alato, proprio mentre le urla degli Illichur riecheggiavano nei cancelli della città. Quello stesso giorno ho visto delle persone poco raccomandabili aggirarsi per la città. Sono entrati in città? Beh, tutti gli altri cavalieri erano fuori a combattere e, come potete immaginare, non c'era nessuno a proteggere la città. A parte me, ovviamente. E così mi sono avvicinato agli infiltrati dell'Ordine dell'Abisso per fare due chiacchiere, diciamo. Dopo aver adottato varie misure, sono riuscita a estorcere loro delle informazioni molto interessanti. La situazione è questa. L'Ordine dell'Abisso ha ora un singolo capo. L'Ordine dell'Abisso ha un capo? Sì, ed è stato il loro capo a escogitare il piano per trasformare Dvalin in un'arma da guerra. Come hai fatto a ottenere queste informazioni? Diciamo che sono molto abile con le parole. E non solo, i membri dell'Ordine dell'Abisso hanno un nome in codice per colei che li governa. La chiamano Sua Altezza Reale. La considerano come la loro principessa. Chi sarà mai? No, non ho idea. Chi potrebbe essere? Una principessa. Beh, mi dispiace dover interrompere questa discussione, ma credo che Amber stia venendo da questa parte. Arigato 93, grazie per il follow, benvenuti in live. Penso che sia ancora molto arrabbiata con me per essere sparito durante l'attacco nemico. Meglio che le dia gambe elevate prima che mi veda. Ciao, Keia, scappa. Non è che se la stia proprio dando a gambe levate, però qualcuno a caso non appena vedo Keia, ecco che mi sparisce da sotto il naso. Mi sembra chiaro che si sente in colpa. Lui agisce lontano dagli occhi indiscreti. Lo pensi davvero? Perché questo è esattamente quello che direbbe lui per tirarsi fuori dai guai. Basta parlare di lui. Oggi ho lavorato senza sosta e la mia pancia sta cominciando a brontolare. Forza, andiamo a mangiare qualcosa. Ciao Sara, un piatto di arrosto al miele, per favore. Siediti accanto ad Amber. Va bene, io mi siedo, vai Amber, con un passo leggermente più svelto. Eccoci qua. Quindi, ora che la minaccia di terrore alato è stata scongiurata, cosa avete intenzione di fare? Paimon crede che sia arrivato il momento di andare a Mondstadt, via da Mondstadt, e continuare a perlustrare le sette nazioni finché non troviamo degli indizi su sua sorella. Davvero? Oh, vabbè, allora immagino che questo sia un addio, almeno per ora. Mi mancherà Mondstadt. Ehi, non ti buttare giù. Sarai per sempre un amico dei cavalieri di Favonius, nonché nostro cavaliere onorario. Dovunque tu sia e ovunque soffierà il vento, che il vento sia la tua guida. Così ti voglio. Ricorda Mondstadt ti accoglierà sempre a braccia aperte. Dai, adesso mangiamo prima che si raffreddi. E noi mangiamo. Mangiamo prima che si raffreddi. È stato delizioso. Promemoria per Paimon. Vale la pena aspettare di mangiare in un posto consigliato da Amber. Ma certo, anche se fornelli, non penso di essere brava. Vi porterò sempre in un posto a cui si mangia bene. Oh, quasi dimenticavo. Jin vi sta aspettando alla cattedrale. Vuole parlarvi di qualcosa che riguarda la lira sacra celeste. Vi consiglio di andarci adesso. Ok. AR23, andiamo un attimo da Catherine a farci dare la nostra ricompensa per la R e andiamo da Jin a parlare. Penso che siano le ultime battute qua a Mondstadt prima che appunto ci diano il via libera per andare nella prossima regione. Penso siamo arrivati veramente quasi a fine ormai della nostra chiacchierata mondstadtiana. Quindi andiamo veloci e via. Fanno Gaming, grazie per il follow, benvenuti in live. Le missioni avventura sono importanti nella storia? Le missioni avventura alcune volte bloccano il continuo della storia, quindi vanno a essere fatte, però fondamentalmente alcune invece sono svincolate, però sono sempre ricompense, esperienza e sbloccate aree differenti in alcune missioni avventura, quindi valgono sempre la pena di essere fatte, assolutamente sì. Eccoci qua, entriamo dentro. Ce l'ho in doppiaggio in giapponese, sia sul primo che sul secondo account. Questo è il secondo account, ma ce l'ho anche sul primo. Oh, guardate, io che vado contro me stessa. Eccoci qua. Uè. Lei è Barbara, lo so, l'ho trovata da poco. La diaconessa della chiesa. È qui per riprendersi la lira sacra celeste. Ciao Barbara! È la prima volta che la conosco!
conosciamo! Che l'arco indianemo sia con te! Non sono molto brava con le parole, non tanto quanto la nostra gran maestra leggente, ma voglio comunque ringraziarti a nome di tutta Mondstadt per il tuo aiuto! Per fortuna tutto si è risolto per il meglio. Non riesco nemmeno a immaginare in che modo sarebbe potuta finire una guerra totale tra l'esercito e il drago. Ora i Fatui non possono fare altro che restare in silenzio. Saranno sicuramente su tutte le furie, visto che le cose non sono andate come volevano. Stavolta si sono perfino lasciati sfuggire il miglior pretesto per fare pressione sui cavalieri di Favonius. A livello diplomatico non hanno ottenuto nulla, anzi, hanno solo dimostrato di essere estremamente fastidiosi. Sembra che avete vissuto un'avventura fantastica. Dunque, avete portato la lira sacra? Non possiamo chiedervi di proteggere la lira per sempre. Il Siniscalco si sta facendo pressione da un po' ormai. Noi l'abbiamo portata con noi. È solo che, diciamo... Non ti preoccupare, non sono qui per chiederti dei soldi. La chiesa ha sempre ricevuto dei fondi speciali. Ragazzi? Sono... Mi fa sempre morire questa parte. Che cosa? Dai, la sacra! È solo momentanea, mi sento male. Sì, mi raddrizzo subito. È solo momentanea. Oddio, ragazzi! È quel momento! Ara, hamster ga mitsukatte yokatta wa. キノクイやコメの蔵にかみついて、モンドに迷惑をかけたんじゃない？それはハムスターじゃなくてネズミだと。今はあんたの話なんてどうでもいいの。無礼な銀融主人。統率を諦めたモンドの神。今はこの程度なのね。え？君が僕を嘲笑えるのはその主人から借りた力のおかげかな？ ああ、これが神の心を集めているチェスの駒とは程遠いわね。それは多分君にセンスがないからだと思うよ。いいわ、神の心を手に入れたもの。行きましょう、騎士団が来る前に。諸侯を残さないようにね。 Ciao proprio. Io rivedere queste scene anni dopo, 2 anni e mezzo dopo, boh, vabbè, boom. Ciao Akelin, buon pomeriggio. Rivederla 2 anni e mezzo dopo questa scena, mamma mia. Come andare? Finalmente ha aperto gli occhi. Venti, stai bene? Bene, forse non è la parola che userei. Vi ho trovato a terra privi di sensi fuori dalla cattedrale e ho usato i miei poteri elementali per curarvi. Meno male, c'è Barba. Quel bardo si è svegliato prima di te, ma stranamente i miei poteri di guarigione non hanno avuto quasi nessun effetto su di lui. È la prima volta che incontro un paziente del genere. Ha detto solo che non c'era niente di strano e se n'è andato via dalla cattedrale. Se n'è già andato via? Dove si è diretto?
Al Sim l'eroe di Mondstadt, o almeno è così che ha detto. Volevo fermarlo, ma Jin, o meglio, la maestra Jin, mi ha detto di lasciarlo andare. Che strano. Penso di aver capito. Paimon ricorda di vedere Venti guarire se stesso sotto quell'albero in passato. Forse è dovuto al legame del Windrise, perché Levantello è terribile, del Windrise e l'Arcon di Anemo. Anche la maestra Jin l'ha capito. Ma non possiamo dirlo a Barbara. Ok. Allora, io direi che andiamo a trovare Venti, facciamo la parte relativa a quello che succede qua al Windrise e poi... Per oggi la parte di Arcon questa nuova direi che la interrompiamo, che abbiamo visto c'è un sacco di roba. Oggi veramente l'Arcon questa di oggi pazzesca. Pazzesca. Eccoci qua. Eccoci qua. Questi in futuro mi serviranno. Eccolo qua. E poi andiamo sull'account principale. Il vento che soffia fra i rami è meraviglioso. Adoro il suo profumo. Ho detto la stessa cosa l'ultima volta. Perché lo dico solo quando le cose vanno male? Quindi cos'è una gnosi? Ah, l'hai notato allora. Non è una cosa di cui dovrei parlare con la gente comune, ma per te farò un'eccezione. Come già saprai, le visioni sono dei punti focali magici esteriori affidati a un numero limitato di persone. Queste visioni vengono usate per incanalare il potere elementale. In realtà, chiunque possiede una visione può aspirare alla divinità e ascendere a Celestia. Individui di questo tipo vengono chiamati allogeni. Allogeni? Paimon non ne ha mai sentito parlare. È una cosa di cui solo gli Arcon sono a conoscenza. Noi non abbiamo bisogno di strumenti primitivi come le visioni. Infatti, ogni Arcon possiede una concentrazione di magia interna, conosciuta come gnosi, che entra direttamente in risonanza con Celestia stessa. Cos'è quell'affare che porti sempre appeso al fianco? È solo una sfera di vetro che porto con me per non destare sospetti. Chi era quella donna cattiva che ha fatto fare un bel volo a Paimon e ha rubato la gnosi? Si chiama Signora, l'ottava messaggera dei Fatui. Lei e il resto dei messaggeri hanno ricevuto un'autorità pari a quella degli dei da parte della zarizza di Shnednaya e con essa una forza di gran lunga superiore a quella dei comuni mortali. La zarizza di Shnednaya non è per caso... Esatto, è una dei sette. La zarizza che regna nel palazzo... E qua mi mettono in difficoltà, Zavogliarmi! L'unica che ha il potere di comandare tutti i messaggeri dei Fatui. I sette non sempre vanno d'accordo, ma non avrei mai pensato che lei avrebbe escogitato un piano per rubare le gnosi di un altro Arcon. La zarizza, che tipo di divinità? È un po' complicato da spiegare. 500 anni fa la conoscevo molto bene, ma non credo che oggi sia la stessa persona di un tempo. Vedi, all'epoca si verificò una certa catastrofe a causa di un evento. Lei decise di tagliare tutti i ponti con me, ma parleremo dell'Arcon di Creio e dei Fatui un'altra volta. Ma Wither, se cerchi gli altri membri dei sette, sappi che ti aspettano molte peripezie. Devi dirigerti alla nazione confinante con Mondstadt, ossia Liyue. Il suo sovrano, l'Arcon di Geo, gestisce tutta la regione personalmente, a differenza mia. E qua inizia quella strada che ci conduce a uno dei primi mariti, dei veri mariti. Discende solo una volta all'anno per comunicare le sue predizioni divine, stabilendo l'andamento di Liyue per tutto il resto dell'anno. Eppure, sembra che sia da molto di più da fare di quanto una certa persona che conosco. Comunque, il rito della discensione di quest'anno inizierà presto, non perdetelo, o dovrai aspettare un altro anno. Cosa? Perché non ce l'hai detto prima? Dobbiamo andare, sbrighiamoci, ma Wittiel! Aspetta un attimo, straniero. Portato dal vento. Dice a me? Certo. Viaggiatore, ora che stai per metterti in cammino, voglio ricordarti che il viaggio stesso ha un significato. Gli uccelli di Teyvat, le canzoni della città, la zarizza, i suoi fatui e i mostri fanno tutti parte del tuo viaggio. La destinazione non è tutto, quindi prima di arrivare alla fine del tuo viaggio, tieni gli occhi aperti. Sfrutta ogni possibilità per apprezzare il mondo che ti circonda. Venti! Fantastico. Con questo abbiamo finito con le raccomandazioni dell'Arcon di Anemo. Buon pomeriggio, Marty. Ebbene, si sono 16 mesi insieme. Ciao, a te Albi. E tutti voi. Grazie. Due per l'anno e mezzo. Grazie Sei mille. Sei un cuore d'oro enorme, la miglior compagnia di sempre in ogni momento. Grazie per tutto. Vi voglio grazie, tanto bene, Albi. Cuore rosso. Grazie. Poi ti ringrazio meglio dopo voi.
tempo di tornare a essere il 20 di sempre. Se vuoi fare due chiacchiere, non farti sfuggire questa occasione. Un bardo non resta a lungo in questo luogo. Adesso ci leggiamo tutte queste. Queste piccole dichiarazioni che abbiamo riguardo a Dvalin. Fino alla fine Dvalin si è ricordato il suo potere come membro dei quattro venti, pertanto non voglio privarlo del suo dovere e costringerlo a seguire i miei ideali di libertà. Spero solo che Dvalin riesca a scegliere di testa sua e che capisca cosa sia davvero la libertà. Prima che diventassi un Archon, è stato un amico e a insegnarmi il significato della libertà in questo modo. Bene, poi, riguardo all'Ordine dell'Abisso. Quindi Keia ti ha rivelato le informazioni, eh? Capisco. Quindi nell'Ordine dell'Abisso c'è una certa principessa che ha escogitato il piano per corrompere Dvalin? Probabilmente stavano cercando di trasformare Dvalin in un'arma da guerra dell'Abisso. Comunque, non ho mai sentito parlare di una principessa dell'Ordine dell'Abisso. Allora non è un'usanza nell'Ordine dell'Abisso questa. A quanto pare, apparentemente, ma come fa una principessa a sbucare all'improvviso e prendere il comando dell'Ordine intero dell'Abisso? Bene, poi parliamo di chi è la signora. Quella donna dei Fatui non si è più vista in giro, vero? Ha preso la tognosi e se n'è andata. Voleva evitare che i cavalieri Favonius la vedessero. Il minimo errore avrebbe messo fine alle relazioni diplomatiche dei Fatui con i cavalieri. Quindi continueranno a far finta di essere alleati di Mondstadt come se nulla fosse? Se solo le sette nazioni avessero unito le forze fin dall'inizio per combattere in ordine dell'abisso, i Fatui possiedono l'esercito militare più forte tra quello di tutte le sette nazioni. Eppure l'hanno utilizzato per rubare la lira sacra, bramare il potere degli dèi e usare Dvalin come pedina di scambio con i cavalieri. A proposito della lira, Iluk non aveva già detto una cosa del genere? Ha detto che i messaggeri sono la sola cosa per cui i Fatui sono in grado di scatenare disordini sulle sette nazioni e minacciare i cavalieri. Sì, come ho detto prima, l'Arco di Craio ha conferito loro un'autorità e una forza superiore a quella di, ogni altro mortale. La zarista è da 500 anni che non la vedo. Cosa avrà in mente? Quale sarà il suo piano? Qualunque sia la risposta, ho come la sensazione che tutto ciò renderà la vostra ricerca dei sette ancora più difficile. E ultima chiacchiera che facciamo riguardo alle divinità. Come ho già detto, chi possiede una visione viene chiamato allogeno e può scendere a Celestia. La gnosi è un punto focale di ordine superiore per la manipolazione elementale e rappresenta lo status di un Archon in quanto membro di sette. Ma se vuoi sapere quale dei sette ha preso sua sorella, mi spiace, non ne ho proprio idea. Aspetta, anche io sono dei sette, che significa che potrei essere uno dei sospettati? Non è fatta l'aria di un dio. Fermi tutti! Il bardo stonato è solo una delle tante reincarnazioni di Barbatos. Chi ci assicura che ti conosciamo da un po' e ci fidiamo di te? Formiamo proprio una bella squadra. Ho un'idea. Che ne dici di diventare uno dei quattro venti dopo aver trovato sua sorella? Ci penserò. Non sei molto convinta, Mowitiel. Il bardo stonato? Sei diventare uno dei quattro venti vuol dire cibo gratis? Sappi che Paimon ci sta e come. E così. Finiamo. Non ho altro da chiedere. Ottimo, allora dirigiti a Liyue. Se è il rito della discensione, ad arrivare non riuscirai, per un altro anno aspettare dovrai. E così facendo dovremo, vabbè, sbloccare le carte a livello 32. Bisognerà fare esperienza ora, ragazzi, fare tanta, tanta esperienza. Abbiamo ufficialmente finito l'Arconquest di Mondstadt, ragazzi. Abbiamo finito l'Arconquest di Mondstadt dalla principale, quella seria vera e propria, e adesso abbiamo tutta un'altra serie di quest che si appunto accavallano qua, che faremo appunto nelle prossime volte. Storie secondarie, abbiamo quella appunto di Lupical, che è quella appunto di Razor, il rito della discensione, che se noi selezioniamo, come potete vedere, ragazzi miei, la nostra mappa ci spinge ad arrivare qua. Quindi prossime volte inizieremo, cioè la prossima volta faremo la strada verso la nostra amata Liyue, faremo proprio il percorso a piedi per arrivare a Liyue, e mentre off live ovviamente mi metterò a fare queste quest che si sono sbloccate qua, tipo appunto questa di Keia, Lupical eccetera. Direi che per oggi abbiamo fatto a sufficienza, abbiamo anche un nuovo personaggio senza aver pullato, che è la nostra adorata Barbara. Io direi, ragazzi, che siamo a posto per quanto riguarda la parte di Genshin italiano, quindi sicuramente
Ci rivedremo settimana prossima, o al massimo quella dopo, visto che la prossima faremo un sacco di pull per i banner di Utao, anche su questo account, dove faremo le pull su Utao, su questo account, e continueremo l'arco con questo. Quindi direi per questa volta tutto, vi ringrazio di essere stati qui con me finora. Se state guardando il video su YouTube, iscrivetevi per avere le notifiche delle prossime parti, passate sul sito Viola, dove siamo in questo momento, a vederci la parte, e seguitemi su tutti i social che tanto trovate nell'info box. Ci vediamo alla prossima, grazie di essere stati qui con me, e niente, buona settimana e ci vediamo la prossima volta. Ciao!